dopo un'annata del genere, Anguissa ce l'ha a mercato, Rachmani ce l'ha a mercato, Meret ce l'ha a mercato. Dopo una stagione del genere, c'è anche il rischio che certi giocatori rischi di tenerti sul groppone perché non hanno mercato. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario Detto il Darion e oggi siamo qui riuniti in questo martedì 16 aprile per parlare di un tema che nel post partita e anche nelle ultime ore Paolo Del Genio ha un po', diciamo, messo in luce, ecco, ha messo un po' in primo piano questo tema sul Napoli, ovvero la famosa revolution, la rivoluzione che pare ci sarà quest'estate, e in questo video voglio parlare insieme a voi appunto di questo tema. Andiamo a vedere proprio nello specifico come verrà gestita questa rivoluzione, se ci sarà, se non ci sarà, se ci sarà in parte. Ecco, quindi parliamo un po' di questo tema. Prima di cominciare, però, ovviamente ricordatevi come sempre l'iscrizione. Tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, ragazzi, fatelo perché è totalmente gratis. Dovete cliccare un tasto, non dovete fare nient'altro. E poi cliccate anche la campanella perché così vi aggiorneranno, YouTube vi aggiornerà sull'uscita dei nuovi video. Allora, ragazzi, iniziamo da appunto le parole del genio. Ora non vi sto qui a dire tutto quello che ha detto, a farvi proprio il dettato, però vi dico la cosa generale. Ovviamente Del Genio ha detto che ormai questo gruppo che ha il Napoli, questo gruppo di giocatori, è arrivato al capolinea. C'è bisogno adesso di fare una rivoluzione quasi totale. Più precisamente Del Genio dice addirittura di cambiarli quasi tutti, cioè a livello di titolari lui dice esclusi due tre nomi vanno cambiati tutti. Sui 2-3 nomi da confermare, secondo me, diciamo, penso che siano abbastanza facili da individuare: Kvara, Lobotka e Di Lorenzo. Io credo che su questi tre siamo un po' tutti d'accordo che vadano confermati l'anno prossimo. Del Genio dice: rivoluzione, dobbiamo cambiarne almeno 8. Ok, ora io in parte, diciamo, sono d'accordo con l'idea della rivoluzione, perché anch'io, diciamo, che sono arrivato alla conclusione che lo scudetto è stato più che altro l'apice di questo gruppo, e quindi dopo che hai raggiunto l'apice non puoi fare altro che scendere. E io, da ingenuo, perché purtroppo al tempo sono stato un povero ingenuo, un povero stupido che si illudeva che lo scudetto potesse essere l'inizio di un ciclo, e invece si è rivelato la fine di un ciclo. Quindi, fatta questa premessa, ora io adesso vi farò vedere questo, che è soltanto la prima parte della lista dei calciatori al momento del Napoli. Vi ho messo i nomi, l'età e la scadenza del contratto, che secondo me è importante. Andiamo a vederli uno a uno. Allora, Meret, ragazzi, Meret sappiamo che ha esteso, diciamo, il contratto per un anno, perché c'era la famosa clausola per un anno, quindi lui teoricamente avrebbe la scadenza in giugno 2025 e ha 27 anni. Considerate comunque che Meret è uno di quei veterani, cioè uno di quei giocatori che sta qui ormai da tanti anni. Lui è arrivato con Ancelotti, se non ricordo se è il primo o il secondo anno, però arrivò con Ancelotti, quindi 5 anni minimo se li è fatti qui a Napoli, ed è uno di quei giocatori che fa parte un po' della vecchia guardia. Teoricamente è nella lista dei partenti, ecco, quindi lo segniamo. Gollini è in riscatto, cioè è in prestito. Considerando che c'è Caprile l'anno prossimo, io non credo che verrà riscattato. Io credo che né Meret né Gollini siano certi di restare. Quindi diciamo che andrebbero presi due portieri, che però in realtà è uno solo, perché ci avresti Caprile che ti torna dal prestito all'Empoli. Quindi a porta tu comunque devi prendere un portiere l'anno prossimo, e ce lo segniamo. Contini e Dasiak stanno lì soltanto per una questione di liste. Credo che resteranno perché appunto servono per le liste, per i famosi quattro cresciuti del vivaio. C'è però questo Idasiak che scade a fine di questa stagione, quindi vediamo se rinnoverà o se andrà via. Centrali. Ora qui la situazione è già importante, perché allora Juan Jesus, ragazzi, secondo me tra questi quattro è quello che più ha probabilità di restare. Perché? Perché ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, ha 32 anni. Chi se lo piglia? A sto punto, cioè, è più logico vederlo andare via a parametro zero una volta che sarà scaduto il contratto. Quindi io Juan Jesus lo considero nella rosa dell'anno prossimo come quarto, come sempre, perché
lo ripeto, Juan Jesus come quarto va benissimo. Ora, Rachmani, secondo me, è uno di quei giocatori che hanno finito 30 anni, scadenza contratto giugno 2027, ha ancora un contratto abbastanza lungo. Quindi, secondo me, Rachmani è uno di quei giocatori che in estate verrà ceduto e quindi segniamo da prendere un difensore. Østergaard, ragazzi, non so perché non c'è il contratto di Østergaard alla scadenza, però mi pare che è un contratto abbastanza lungo. Diciamo che in questo periodo, in questi 2 anni che ha giocato poco, non ha fatto vedere grandissime cose e secondo me è un potenziale partente anche lui. E poi c'è Nathan. Ora Nathan stanno dicendo che potrebbe anche andare in prestito l'anno prossimo da un'altra parte. Quindi in teoria tu l'anno prossimo dovresti prendere tre difensori centrali. Parliamo solo dei centrali, eh. Quindi di questi quattro l'unico che sembra certo di restare è Juan Jesus. Anche perché ragazzi, secondo me un Rachmani che resta per fare la riserva, non credo proprio che lui accetti di fare la riserva l'anno prossimo, quindi penso che verrà ceduto. Fermandoci solo ai difensori centrali, siamo già a quattro acquisti. Terzino sinistro, io ragazzi non credo che a sinistra ci saranno cambiamenti. Olivera, io lo vedo nella rosa dell'anno prossimo, anche se quest'anno sta dimostrando di non dare proprio garanzie dal punto di vista fisico. Olivera nella rosa l'anno prossimo ce lo vedo. Così come vedo Mario Rui, ragazzi, perché Mario Rui c'ha un problema importante. L'età e il contratto, cioè chi se lo piglia Mario Rui adesso a 32 anni, quasi 33, con un contratto che scade tra 2 anni? Possiamo solo sperare negli arabi. Io oggi lo vedo nella rosa dell'anno prossimo Mario Rui, quindi a sinistra diciamo che sei coperto. A destra, Di Lorenzo per me è un intoccabile. Mazzocchi lo hai preso questo gennaio. E quindi credo che resterà per fare appunto la riserva o di Di Lorenzo o del terzino a sinistra. Quindi a livello di terzini diciamo che si è messo bene. Poi c'è Lobotka, per me è imprescindibile. Passiamo alla pagina 2. Dendon Care se ne torna all'Aston Villa, quindi va preso un centrocampista. Demme, scadenza di contratto, quindi va preso un altro centrocampista. Cosa importante che mi sono dimenticato di dire, noi facciamo questo video, lo sto facendo con l'idea del 4-3-3, ok? Più o meno. Poi ovviamente i discorsi potrebbero cambiare in base all'allenatore che arriva. Facciamo questo video con l'idea di continuare col 4-3-3, ok? Quindi Demme e Dendon Care li devi sostituire numericamente, quindi ti servono due centrocampisti che teoricamente dovrebbero essere Gaetano e Folorunso, che rientrano dai prestiti. Anguissa. Ragazzi, Anguissa c'ha il contratto in scadenza l'anno prossimo, quindi io credo che sia arrivata l'ora anche di cederlo. Non credo che ci siano i presupposti per un rinnovo, per un prosieguo. Ha 28 anni, quindi si sta anche avvicinando a quell'età, diciamo, borderline. Quindi io Anguissa lo considero fuori, quindi va preso un centrocampista. Zielinski va via, già lo sappiamo, quindi due centrocampisti andrebbero preso, considerando il ritorno di Gaetano e Folorunso. Caius, secondo me, come riserva verrà confermato e si cercherà anche un po' di rilanciarlo, secondo me. Lindstrom, che vogliamo fare? Dobbiamo capire. Anche qui bisogna vedere l'allenatore che arriverà. Però diciamo che per il momento lo teniamo in rosa. Traoré, hanno deciso già che non lo riscatteranno, quindi tu a centrocampo, considerando il ritorno di Gaetano e Folorunso, devi prendere comunque tre centrocampisti e due sono titolari perché perdi Anguissa e Zielinski, quindi devi prendere due mezzali titolari. Quindi tu a oggi, nei titolari, devi prendere i due difensori centrali e le due mezzali. Per quanto riguarda l'attacco, Kvara a sinistra e mi fermo qua. A destra c'hai Politano e Ngong, secondo me ci può stare. Raspadori, anche lui. Dobbiamo capire dove metterlo, perché ragazzi, Raspadori messo sugli esterni è una forzatura e lo limiti. La sua collocazione è il 10, cioè il trequartista, sottopunta, chiamatelo come volete, ma la sua collocazione è quella lì. Quindi anche Raspadori, mettiamolo dentro, però è una situazione da studiare insieme all'Instrom. Osimhen, già sappiamo che andrà via, quindi va preso un attaccante. Simeone, io credo che non resterà perché lui vuole giocare giustamente, quindi mettiamolo nella lista dei partenti. A finale di tutta questa situazione, tu dovresti prendere un portiere, tre difensori centrali, tre centrocampisti, due attaccanti. Quindi in totale siamo a 9 giocatori, 9 giocatori di cui 5 titolari, perché
perché devi prendere, considerando che aprile titolare dovresti prendere i due centrali di difesa, le due mezzali e la punta. Quindi fatta questa veduta, diciamo, generale su la squadra, abbiamo appurato che almeno 9 cambi andrebbero fatti tra titolari e riserve. Ora, il problema è uno solo. Dal punto di vista economico non ci sono problemi perché il Napoli i soldi ce li ha. Il problema, secondo me, principale è, diciamo, sono le tempistiche. Perché, ragazzi, storicamente noi sappiamo bene che il Napoli si muove tardi sul mercato, cioè ce ne vuole. Considerate che ne vanno fatti 9 come minimo se vuoi fare la rivoluzione. Cioè, con i tempi lunghi che ci impiega il Napoli a fare il mercato, tu già adesso dovresti muoverti. Cioè, già entro fine mese andrebbe annunciato qualcuno. Il problema è che noi il DS lo stiamo ancora aspettando. Non sappiamo ancora chi è l'allenatore. Cioè, guardate l'anno scorso. Nathan è arrivato, cioè quello che doveva essere il sostituto di Kim è arrivato a ritiri finiti. Cagliuste è arrivato poco, diciamo, nei giorni finali del secondo ritiro. Lindstrom è arrivato a campionato quasi iniziato. Cioè, il Napoli l'anno scorso si è mosso ad agosto per fare il mercato. E diciamo che lì era una situazione diversa perché comunque l'anno scorso, diciamo, l'estate scorsa il Napoli era partito con l'idea soltanto di punte là e la rosa. Ok, magari adesso sapendo che devi comunque fare, non dico piazza pulita, ma quasi, può essere che dicono dobbiamo muoverci prima, dobbiamo essere veloci, rapidi. Poi ragazzi, c'è una cosa importante secondo me, da tener conto e che tanti vedo che stanno ignorando, che secondo me è l'europeo. Ragazzi, l'europeo potrebbe essere una variabile importante in ottica mercato, perché metti caso che tu hai un obiettivo che giocherà l'europeo. E metti caso che questo giocatore fa un europeo importante, ti verrebbe da dire lo compro prima che parta l'europeo, così poi non c'è il rischio che magari fa bene e il valore sale, ok? Quindi è fondamentale quest'estate fare bene dal punto di vista delle tempistiche, bisogna essere rapidi, veloci, dritti, concreti e non bisogna fare il tira e molla, che so. La squadra, loro vogliono 20 milioni, tu ne offri 10, dopo una settimana arriviamo a 12 più bonus, dopo un'altra settimana arriviamo a 14, arriviamo a 15 più bonus irraggiungibili. Questo tira e molla che sappiamo succede storicamente, non va fatto quest'estate. Quest'estate dobbiamo essere rapidi, diretti e concisi. Ragazzi, dobbiamo cambiare mezza squadra titolare, mezza minimo. E poi tu questa squadra devi creare un'amalgama, devi creare un gruppo, devi creare delle intese e non le puoi creare ad agosto, le devi creare a giugno, massimo prima metà di luglio, secondo me. Cioè, tu per quando inizi il ritiro dovresti avere già un'ossatura. Ma non è che facciamo il mercato ad agosto, a 2 settimane dall'inizio del campionato, questo sto dicendo. E ripeto, occhio all'europeo, perché non sia mai tu hai un calciatore che deve giocare all'europeo e questo fa bene, poi lo prendi in quel posto, perché poi dopo è normale che ti vengono a chiedere di più le squadre. Quindi ragazzi, non ho tanti, diciamo, dubbi lato economico, perché il Napoli i soldi ce li ha. Avrà anche i soldi dalla cessione di Osimhen. I soldi per fare la rivoluzione ci sono. Gli uomini per fare la rivoluzione ci sono. Questo è un punto interrogativo perché Manna non sappiamo, cioè il curriculum ci dice comunque che è un ragazzo, perché comunque anagraficamente è giovane, comunque ha un curriculum di tutto rispetto, però dobbiamo vederlo all'opera nel Napoli. Quindi gli uomini per fare la rivoluzione, punto interrogativo. Le tempistiche, queste saranno secondo me l'ago della bilancia. Sta tutto lì. Altra cosa importante, la rivoluzione poi va fatta bene, cioè nel senso, devi prendere giocatori funzionali al gioco dell'allenatore, non devi prendere giocatori giusto così perché devi rifare una rosa da capo, devi prendere gente che comunque deve servire, deve essere gente poi affamata che vuole imporsi. Uno dei segreti del Napoli che ha vinto lo scudetto, ragazzi, è stata la voglia di mettersi in gioco, perché lì c'era un Kvara che era un signor nessuno, Osimhen, gente che vuole, che ha fame, che ha sete di gloria, ecco, questo serve. E ricordiamoci sempre comunque che il Napoli oggi è una rosa che ha un'età media bella alta. Mi pare ieri Sky fece proprio vedere una grafica dove tipo il Napoli
era la terza squadra tipo per età media in Serie A. Comunque siamo una squadra relativamente vecchia e basti pensare ai titolari, ragazzi, c'è cioè in difesa Rachmani, Juan Jesus, Di Lorenzo e Mario Rui. Ne abbiamo 4 over 30. Poi c'è Lobotka che va per i 30, Anguissa va per i 29, Zielinski è quasi trentenne, Politano è over 30. C'hai tanta gente sopra i 30 anni e quindi è anche arrivato il momento di svecchiarla sta rosa, di prendere gente giovane e che ha voglia, soprattutto determinata, volenterosa, che ha voglia di imporsi nel panorama mondiale. Questo serve a Napoli. La cosa difficile sarà racchiudere tutto quello che vi ho detto in questo video nell'arco di 2 mesi. Quello è il difficile. Per questo io credo che la rivoluzione verrà fatta a metà. Io non credo che riusciremo a cambiarli tutti, ma qualcuno secondo me resterà, perché proprio secondo me non c'è il tempo proprio materiale per fare una rivoluzione del genere così pesante e così importante. Pensiamo ragazzi al Napoli dello scudetto. Quell'estate sono andati via Ospina. Dei titolari parlo, Ospina, Koulibaly, Mertens, Insigne e basta, penso. Comunque, 4 sicuri titolari sono stati venduti, diciamo, se ne sono andati quell'estate. E ricordiamoci che quell'estate 2 erano stati già sostituiti a maggio, Mario Rui e Kvara, che hanno preso il posto di Goulam ed Insigne. Muoviamoci Napoli con questo DS. Hai preso Manna, ufficializzalo il prima possibile. Muoviamoci. C'è il rischio di fare un'altra stagione, non dico anonima, ma piena di difficoltà. Quindi il succo della questione è muoviamoci, muoviamo il culo, come direbbe qualcuno. Quindi ragazzi, detto questo, fatemi sapere la vostra nei commenti. Secondo voi questa rivoluzione verrà fatta nella sua interezza? Verrà fatta in parte? Non verrà fatta perché può essere pure che tutte queste persone che vi ho detto non hanno mercato e quindi tu sei obbligato a tenerle, perché poi c'è anche quello da tener conto. Dopo un'annata del genere, Anguissa ce l'ha a mercato, Rachmani ce l'ha a mercato, Meret ce l'ha a mercato. Dopo una stagione del genere c'è anche il rischio che certi giocatori rischi di tenerteli sul groppone perché non hanno mercato. Potrebbe esserci anche questa opzione. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, vi raccomando che è totalmente gratis e attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima e sempre comunque, forza Napoli e forza Revolution!